Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Nuovi animali vengono scoperti regolarmente sulla Terra, ma sfortunatamente alcuni si estinguono di tanto in tanto. Diversi fattori sono i disastri naturali, i cambiamenti climatici e naturalmente le attività umane. Nel video di oggi vi mostriamo 25 animali e i loro ultimi momenti catturati dalle telecamere. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 25. Questa è l'ultima registrazione del 1944 in cui è possibile vedere il picchio dal becco d'avorio. Il suono emesso da questo uccello è piuttosto insolito e per registrarne la voce è stata predisposta un'enorme attrezzatura. È il picchio più grande del Nord America e si pensa che sia ufficialmente estinto. Numero 24. Questa è l'ultima foto del ratto Melomis rubicola ed è stata scattata nel 2016. Sfortunatamente non troverai più questo animale da nessun'altra parte del mondo. La loro estinzione è stata causata dai cambiamenti climatici e dal 2016 non vivono più da nessuna parte. È ormai certo che le azioni umane hanno causato la scomparsa di molti animali diversi. Numero 23. Questa è una storia molto triste, ma secondo l'ultima valutazione globale delle specie in via d'estinzione, non ci saranno più rinoceronti occidentali neri entro il 2022. Nel 1970 ce n'erano ancora 20.000, ma nell'89 ne erano rimasti solamente 400 e nel 2011 solamente 2. Credi anche tu che gli umani siano la causa della loro estinzione? Numero 22. L'ultima fotografia della foca monaca caraibica è stata scattata nel 1952 nel Mar dei Caraibi a Serranilla Bank, a sud della Giamaica. Da allora nessuno ha più visto questi animali. Il motivo principale per cui la popolazione di queste foche è scomparsa è perché le persone le cacciavano troppo in natura. Numero 21. Questa nuova specie di piccole rane fu scoperta per la prima volta nel 64 nella foresta pluviale a nord di Monteverde in Costa Rica, ma già dall'89 fu l'ultima volta che qualcuno li vide di nuovo. Si presume che il rospo dorato sia purtroppo estinto per sempre. Numero 20. Il moho di Kauai era l'ultimo membro della famiglia Moho e viveva alle Hawaii. L'ultima volta che qualcuno ha visto questo uccello è stato nell'85 ed è stato registrato l'ultima volta 2 anni dopo nell'87. Ci sono una serie di ragioni per cui si è estinto, inclusa la distruzione da parte dell'uomo del suo habitat. Un altro motivo era perché erano preda di vari predatori. Numero 19. L'ultimo video del pesce spada cinese è stato realizzato non molto tempo fa nel 2022. Questo è anche l'anno in cui si sono ufficialmente estinti. Non c'è da stupirsi che siano finiti così, perché puoi vedere molto chiaramente in questo breve video che gli umani le stavano dando la caccia. Numero 18. Potresti confondere il quagga con la zebra, ma sono due specie diverse. È difficile da credere, ma l'ultimo quagga selvatico morì in uno zoo di Amsterdam nel 1883. Questa è stata l'ultima foto mai scattata dell'animale. Il motivo della loro estinzione? I quagga non potevano essere addomesticati, quindi la gente li cacciava. Numero 17. Il grizzly messicano apparteneva alla famiglia degli orsi bruni, ma purtroppo non li rivedremo mai più. Il più grande mammifero del Messico è scomparso per sempre nel 64 e questa è stata l'ultima foto scattata. La foto è abbastanza triste perché l'animale è legato a un'auto. Numero 16. George era l'ultima lumaca dell'albero Acatinella apex fulva. Lumache come George vivevano sugli alberi delle Hawaii. Dal 2019, tuttavia, sono completamente estinti. La foto che vedete qui è stata scattata nel 2019 e questa è stata l'ultima foto mai scattata a questa specie di lumaca arborea. Numero 15. Esistono ancora diverse specie che vivono in Africa, ma gli arcefali bubali, che vivevano in Nord Africa, sono estinti. Il motivo della loro estinzione è dovuto al fatto che le persone hanno iniziato a cacciarli attivamente in Algeria tra il 45 e il 54. Si ritiene che l'ultima foto mai scattata di questo animale, molto tempo fa, risalga al 25. Numero 14.
Il leone berbero, noto anche come leone dell'Atlante, era il leone più grande mai vissuto in Egitto, Libia e Marocco. L'ultima foto di questo leone berbero è stata scattata nel 60 in uno zoo. Tuttavia, l'ultima fotografia di un leone berbero selvatico è stata scattata in Marocco nel 42. Numero 13. Stai osservando l'ultima foto del tuffetto di Della Corre. Questa è stata scattata nel 2010, che è l'anno in cui quest'anatra è stata posizionata dall'essere in pericolo di estinzione alla lista degli animali estinti. Questo uccello era molto presente nel lago alla Troa sull'isola di Madagascar. Nell'82 erano rimaste solamente 12 anatre al mondo e nell'85 ne erano rimaste solamente 2. Numero 12. Il piccione viaggiatore era uno degli animali più conosciuti degli Stati Uniti, tuttavia questa specie si è estinta ancora una volta per mano dell'uomo. L'ultima volta che è stato visto un piccione viaggiatore selvatico è stato nel 1900. Marta, l'ultimo piccione viaggiatore in cattività, morì nel 1914 allo zoo di Cincinnati, dove visse completamente sola per 4 anni. Numero 11. Il puma Concolor era una popolazione distinta di puma, che un tempo viveva nel Quebec e Manitoba in Canada fino alla Carolina del Sud e all'Illinois negli Stati Uniti. Sfortunatamente, nel 2008, è stato necessario dichiarare ufficialmente che il puma Concolor era estinto e sfortunatamente anche questa specie è stata rimossa dall'elenco delle specie in via di estinzione. Numero 10. L'asino selvatico siriano, noto anche come Akhdari, è una sottospecie estinta degli asini, originaria della penisola arabica. Gli esseri umani hanno cacciato ampiamente gli asini selvatici siriani, causando il declino della loro popolazione. Inoltre, i disordini regionali della Prima Guerra Mondiale divennero anche un motivo per cui questa specie di asini si estinse. L'ultimo della loro specie fu ucciso nel 1827 nell'Iraq nordoccidentale e l'ultimo esemplare in cattività morì nel 1928 allo Zoo Tiergarten Schönbrunn a Vienna, Austria. Numero 9. Non ci sono stati avvistamenti confermati della tigre di Giava dagli anni 80. Di conseguenza, gli scienziati dichiarano la specie estinta. Tuttavia, un grosso gatto che assomigliava molto a quella tigre è stato avvistato proprio a West Java nel 2017. Ciò potrebbe significare che la tigre è tornata, ma molti scienziati pensano che fosse un leopardo. Numero 8. Nel 2016, sulla Terra, erano rimasti solamente 3 rinoceronti bianchi settentrionali, un maschio e 2 femmine. Nel 2019 il rinoceronte maschio è morto in Sudan, quindi in realtà significa che la specie è praticamente estinta. Infatti, sono rimaste solamente i 2 rinoceronti femmine, come ultimi della loro specie. Numero 7. La schiribilla di Laysan era un uccello che non poteva volare e viveva nell'isola hawaiana nordoccidentale di Laysan. Questo uccello si è estinto principalmente perché sulla piccola isola sono comparsi troppi conigli domestici che hanno mangiato di tutto. Un altro motivo fu l'attacco giapponese alle Hawaii all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Numero 6. La tigre del Caspio era una delle specie feline più grandi che vivevano sulla Terra. Si pensa che si siano estinti nel 1970. Cominciarono a scomparire negli anni 20. Nel 1958 la tigre fu avvistata per l'ultima volta ufficialmente vicino al confine russo con l'Afghanistan. Nel 1960 scomparvero anche dal nord-est dell'India. E l'ultima volta che è stata vista una tigre del Caspio è stato nel 68, nella regione del lago d'Aral tra il Kazakistan e l'Uzbekistan. Numero 5. L'ultima tartaruga dell'isola dipinta, Lonesome George, è morta nel 2012. Si pensa che avesse più di 100 anni. Tuttavia, questa tartaruga gigante non ha avuto figli ed è molto triste che la tartaruga più grande delle isole Galapagos ora non ci sia più. Numero 4. Il pesce mano liscio è stato recentemente dichiarato estinto nel 2020, diventando solo il primo animale della sua specie ad essere dichiarato estinto nei tempi moderni. Come puoi vedere, questo pesce aveva un aspetto un po' strano e spinoso e viveva molto in profondità sul fondo dell'oceano. Numero 3.
Lo stambecco dei Pirenei è una capra selvatica che viveva nelle regioni montuose dell'Europa, dell'Asia centro-settentrionale e anche nel Nord Africa. Esistono 5 diverse specie di stambecchi e lo stambecco dei Pirenei era una di queste. Negli anni 60 la popolazione di stambecchi dei Pirenei è diminuita troppo e nel 1973 questa specie è stata dichiarata protetta. Tuttavia, questo animale è stato elencato come in pericolo di estinzione già nel 96. Pertanto, il governo spagnolo ha cercato di allevarli, ma ha fallito e quindi questa specie di stambecco non è sopravvissuta. Numero 2. Quello che vediamo qui è l'ultimo e unico video conosciuto della gallina della brughiera. È stato realizzato 7 anni prima che l'uccello si estinguesse a Martha's Vineyard Island, nel nord-est degli Stati Uniti. Il filmato è stato girato nel 27 e nel 34 era l'anno in cui l'animale è stato visto l'ultima volta nella storia. Numero 1. La tigre della Tasmania era un mammifero marsupiale e apparteneva alla famiglia del lupo marsupiale. Si trovava in Australia, Nuova Guinea e anche in Tasmania. Ecco le ultime registrazioni ufficiali scattate in uno zoo nel 1933. Si pensa che l'ultimo esemplare conosciuto sia morto allo zoo di Hobart in Australia nel 1936. Quale altra specie pensi che sia prossima all'essere estinta? Quale vorresti ritornasse? Facci sapere nei commenti! Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.